La notizia è falsa perché l'RNA messaggero di origine virale con il quale viene indotto nella cellula ospite la produzione della proteina contro cui poi verrà diretto l'anticorpo e non può entrare nel nucleo della cellula ospitante e soprattutto noi non disponiamo nelle nostre cellule dell'enzima che consente di trasformare l'RNA in DNA che potrebbe poi eventualmente essere incorporato nel DNA dell'ospite, quindi è una notizia assolutamente falsa. No, assolutamente no, il vaccino non contiene il virus attenuato, perché il virus non c'è proprio nel vaccino e quindi non può entrare in una cellula visto che non c'è nel corpo umano. Pertanto invece il vaccino stimola la produzione di anticorpi contro questo virus e viene così conservata in un tempo che vedremo poi in seguito quando sarà datato. Pfizer in particolare può avere delle problematiche relative alla catena del feto che deve stare tra i meno 60 e i meno 80, ma nella pratica questo problema non esiste, semplicemente perché quando il farmaco esce dall'azienda e arriva poi fino a destinazione c'è un apparecchietto che praticamente registra tutta la temperatura del prodotto dalla partenza all'arrivo e questo viene verificato e registrato, quindi se ci sono delle anomalie, delle problematiche, degli errori, questo viene segnalato, mentre invece se è tutto ok poi immediatamente viene messo poi in un frigorifero a meno 80 in loco dove arriva e poi nel momento in cui viene utilizzato generalmente viene messo fuori, quindi scongelato per 30 minuti e portato a temperatura ambiente, può essere utilizzato, ci sono circa 5 ore di tempo, quindi non c'è nessun problema sulla catena del freddo, è importante che in modo corretto venga controllata tutta la procedura. Assolutamente falso. Perché? Perché non possono vaccinarsi tranquillamente tutti gli allergici. Naturalmente dobbiamo tener presente che esistono persone particolarmente soggetti a problematiche allergiche, ma sono quelli che normalmente viaggiano con la fiala di adrenalina, quindi sono pazienti che normalmente vengono gestiti in ambito allergologico e infatti questi devono essere trattati in ambiente protetto come facciamo noi per i nostri dipendenti dell'azienda ospedaliera, i quali per questa categoria, ma ristrettissima categoria di persone, naturalmente noi preferiamo vaccinarli in ambito specifico allergologico. Per il resto non è prevista nessuna controindicazione, come vale pure per tutti gli altri vaccini, e nel caso di qualche minima reazione allergica si prenderanno le opportune precauzioni, che sono quelle che si fanno normalmente quando si hanno delle piccole reazioni, tipo reazioni cutanee o modeste reazioni sistemiche, ma questo chiaramente è prevedibile, ma sicuramente non crea danni all'individuo vaccinato. La notizia è falsa. È falsa perché gli studi che hanno condotto alla formulazione dei vaccini, tutti quelli che saranno disponibili, sono disponibili e che saranno disponibili, hanno seguito il metodo scientifico e sono stati tutti pubblicati sulle più importanti riviste mediche. Anzi, è encomiabile lo sforzo dei ricercatori, con l'aiuto anche di fondi pubblici e delle aziende, che ha consentito in così poco tempo di avere una risposta così efficace. I vaccini, il limite principale nella ricerca dei vaccini precedenti era trovare un numero di volontari sufficienti in poco tempo per testare il vaccino. Questa è stata la grande novità dell'epoca Covid, che si sono trovati subito tantissimi vaccini. Gli studi hanno testato il vaccino su decine di migliaia di pazienti, hanno passato tutti gli step che sono previsti dal metodo scientifico e che sono previsti dalle normative. C'è stata un'accelerazione che è semplicemente legata al fatto che, vista l'emergenza, visto la necessità di dover correre,
I dati sono stati resi disponibili man mano che venivano prodotti, in modo che le agenzie regolative hanno avuto la possibilità di analizzare i dati e di andare alla decisione finale quando avevano già una conoscenza molto molto profonda degli studi. Questa affermazione è falsa, ma è falsa perché il vaccino va ripetuto dopo 21 giorni dalla prima dose e poi solo dopo il settimo giorno può dare la carica antivirale sufficiente, quindi gli anticorpi sufficienti a proteggerti dalla malattia. Bisogna continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale, bisogna continuare a utilizzare i dispositivi di protezione individuale perché non sappiamo il termine della immunizzazione.